Sì. Allora, benvenuto. Grazie. Catanzaro ha messo la sera cinese da quando sei arrivato tu, insomma, 10 punti in 4 partite, alcune, anzi, tante ottime prestazioni anche da parte tua. Diciamo che l'impatto favorevolissimo tu, no? Grazie a Dio sì, perché abbiamo avuto una serie di partite dove la squadra è andata, ha girato a grandi numeri sia a livello di punti che a livello di prestazione, quindi naturalmente viene prima la prestazione della squadra e poi viene la prestazione del singolo, quindi se la squadra è andata bene naturalmente anche le mie prestazioni sono positive, quindi speriamo di continuare così. Domenica abbiamo iniziato una partita un pochino sotto tono, sotto un pochino l'aspetto iniziale, poi pian piano ci siamo ripresi e niente, abbiamo tentato la vittoria a tutti i costi, non ci è riuscita, però comunque siamo lì, stiamo cercando di recuperare i punti persi. E tu sei stato il migliore in campo? E così hanno detto, così hanno scritto e ne sono contento, però elogiamo anche la prestazione di tutti gli altri, non va escluso. Senti, tu sei arrivato praticamente all'ultimo istante, no? Insomma è stata una situazione di emergenza, mi dici un po' com'è nata la trattativa e insomma quando ti ha chiamato il Catanzaro sei stato anche contento di venire, no? Sì, assolutamente sì, guarda, ero in trattativa con un'altra squadra che non... No, può essere pure diretta concorrente, quindi però verso le 11 del venerdì sera, due giorni prima, mi ha chiamato il mister col direttore alle 11 di sera, mi ha fatto una chiacchierata al telefono, ma si è conclusa subito, ho detto mandami i documenti che vengo. Quindi è stata una cosa last minute, ecco. Il fatto che sia venuto qui, naturalmente, vabbè, insomma, dalla Serie A, seppur insomma, non è giocato, insomma, è un motivo in più per cercare comunque di riconquistare posizioni anche poi per quello che sarà il suo futuro, no? Sì, sì, assolutamente, quello è sicuro. Sono venuto qua proprio perché la voglio conquistare col Catanzaro, ecco. Vediamo se riusciamo a fare questo sforzo importante che... I tifosi, la società aspetta da tanto tempo e da tanti anni. E domenica ci sarà una partita, sabato sera, chiedo scusa, una partita abbastanza complicata contro una squadra che è andata a vincere a Reggio, è andata a vincere a Terni, contro il Bari ha messo in difficoltà. Come si approccia una partita del genere per evitare gli errori visti domenica con la Serie A? Sicuramente è una squadra dove fa il loro punto di forza il campo di casa, perché anche se i risultati con le grandi l'ha fatto uno a Terni e l'altro l'ha fatto fuori casa con la Regina, se non mi sbaglio, ha vinto solo in casa con il Bari, però comunque sia una squadra fastidiosa perché la mettono sull'aggressività, sulle seconde palle, dove secondo me abbiamo sofferto l'inizio della casertana domenica, perché si era messa bene in campo però non riuscivamo a uscirne bene e quant'altro, quindi dai nostri errori stiamo lavorando questa settimana, ancora oggi prepareremo una partita e vediamo di uscirne fuori con un risultato positivo. Senti, dal tuo punto di vista nella partita con la Casertana, qual è stata la parata più difficile? La parata più difficile l'ho fatta il secondo tempo su un tiro di Tascone da fuori aria, dove Celiento poi l'ha buttata via, ma non perché il tiro diciamo era insidioso o difficoltoso, la parata è stata difficoltosa, ma perché la palla si è spostata all'ultimo, viaggiava e purtroppo questi palloni di adesso, i palloni leggeri, non mi ha dato modo di fare una parata pulita, ecco, ed è stata per il livello di difficoltà la più difficile. E il colpo di testa è stata una conseguenza dove noi abbiamo lavorato durante la settimana e quindi diciamo la mettiamo in secondo piano perché appunto avevamo lavorato e nonostante tutto sia stata un gesto tecnico perché ho fatto tutto per bene, però a livello di difficoltà proprio un tiro così inaspettato per la palla che si sposta all'ultimo e quant'altro metto quella lì.
quando torna Di Gennaro? Lo aspettiamo, grazie a te. Purtroppo la concorrenza esiste in tutte le squadre. Quando c'è questo tipo di concorrenza, ben venga, stimola chiunque a fare meglio, quindi ben venga. Al di là di questo, immagino che vi siete parlati quando sei arrivato, ti ha spiegato magari qualcosa, tu gli hai detto qualche altra cosa, non lo so, che cosa si possono dire due portieri? No, guarda, abbiamo avuto poco perché purtroppo mi ha dato solo il benvenuto, però abbiamo parlato poco perché purtroppo lui sta facendo delle determinate cure a orari differenti, quindi non ci troviamo spesso, ecco, quindi però mi ha dato subito, appena il primo giorno che siamo arrivati abbiamo scambiato due chiacchiere, poi per il resto continuiamo, io faccio l'allenamento, lui fa la riabilitazione a orari differenti, quindi non è che ci vediamo tanto. Vieni da Lecce, una piazza che negli ultimi due anni ha giustamente vissuto sulle ali di un entusiasmo stratosferico. Sei arrivato qui in una piazza in cui era appena ricominciato a sentirsi, ad avvertirsi l'entusiasmo che ancora c'è. Che differenze ci sono e che analogie, se ci sono, hai notato? Sicuramente Lecce viene da due annate importanti, sia a livello calcistico che a livello di fuori dal campo, perché è una delle società del sud che ha registrato la media spettatori più alta forse d'Italia. E secondo me, dopo Lecce, Salerno, anche Bari, Reggio, si inserisce benissimamente il Catanzaro perché è una delle piazze più calde del sud. Non la possiamo paragonare a un'altra, sono piazze che comunque sono calde, sentite, dove vivono di calcio, ecco. Basta vedere domenica scorsa, la prima partita con la Viterbese, è già domenica scorsa, iniziano ad arrivare più persone sui gradoni, quindi chi mi ferma per strada ancora stamattina mi dice: mi raccomando sabato, che mercoledì c'è il delirio. Ho detto io: va, ben venga. E quindi li accogliamo, e un grazie va solamente al mister, alla squadra, al direttore, al presidente che ha organizzato, ha messo su una struttura, una squadra che sta portando risultati e di nuovo l'entusiasmo e la gente allo stadio. Sì, dal mio punto di vista sinceramente no, fa più che altro piacere, perché sentire un pubblico che ti spinge, domenica appena abbiamo iniziato il secondo tempo è stata una spinta in più per provare a vincere la partita, e non è una questione di, diciamo, pesantezza, ma di una cosa che ti spinge a fare qualcosa di più, e sicuramente il pubblico del Catanzaro è un'arma in più per noi, ecco. Senti, per quanto riguarda il campionato, il girone tu lo conosci molto bene, insomma, cosa credi possa accadere per quanto riguarda le primissime posizioni? È un girone difficilissimo, lo sappiamo tutti, specialmente quello della Lega Pro Girone C. Io credo che il girone di ritorno in qualsiasi campionato è un campionato a parte, perché può succedere di tutto. E sicuramente Bari e Regina stanno lassù e si stanno lottando qualcosa di importante, e c'è anche il Monopoli che sta dando fastidio, però ti dico, noi ci stiamo lavorando non per raggiungerli, ma quantomeno provare a dargli fastidio, perché nel calcio mai dire mai. Posso? Ti auguriamo di passare 4-5 domeniche in tutta tranquillità, un secondo.